Bentornati con Fear. Oggi recensione della seconda puntata della quinta stagione. Non so se si sente in sottofondo un rumore di vento, ma c'è il ventilatore acceso perché, ragazzi, arrivati a questo periodo dell'anno è inevitabile, soprattutto con questo caldo incredibile che è arrivato improvvisamente in questi giorni. Comunque, lasciando perdere questo, parliamo di questa puntata. Una puntata molto interessante, ma che mi ha messo un po' di dubbi. Allora, la puntata riprende da dove eravamo rimasti settimana scorsa, ovvero la scomparsa di Hal. Alice e Morgan stanno cercando di ritrovarla e a un certo punto si imbattono in un personaggio particolare, ovvero Grace. Una donna vestita con i tipici abiti da chi sta in una centrale, di solito, dove ci sono sostanze radioattive, e infatti questa donna arriva proprio da una centrale nucleare che è esplosa. Tra l'altro, perfetto, proprio in tema con Chernobyl che ho visto qualche giorno fa. Non so se la state vedendo, se l'avete vista, comunque veramente gran bella serie, ma non stiamo parlando di questo. Quindi fanno la conoscenza di questo personaggio, un personaggio che sembra essere buono, e niente, avverte i nostri cari amici che questa centrale è esplosa e adesso ci sono degli zombie che stanno vagando con delle radiazioni addosso e quindi vanno abbattuti. Bene, ora io mi chiedo, dato che già dalla scorsa puntata hanno iniziato ad inserire un bel po' di cose nella serie, con un nuovo villain, Altair che viene rapita, teste di zombie appese, bambini, insomma tante cose nuove che devono avere il tempo di essere spiegate. Ora arriva questa tizia da una centrale nucleare che non capisco se sia un modo per depistare un attimo la trama principale o se avrà a che fare con la trama principale, perché onestamente io per ora non vedo neanche un collegamento con quello che sta succedendo. Però, tant'è, quindi praticamente la puntata parla di questo. Ma la puntata ci mostra anche Daniel finalmente. È tornato, cazzo, era da una stagione che non lo vedevamo. Con Victor che l'ha raggiunto, dato che non solo ha bisogno del suo aiuto, ma anche per ritrovarsi. Ma Daniel è molto molto incazzato con Victor, perché se ricordate, Victor in passato è stato veramente un pezzo di merda. Molto spesso pensava semplicemente ai cazzi suoi e se ne fotteva degli altri. Quindi c'è questo confronto tra i due personaggi che è molto interessante alla fine, ci può stare. E niente, poi alla fine il tutto si, diciamo, risolve, ma non si risolve, con Daniel che va a aiutare gli altri e Victor che viene praticamente lasciato lì. Vediamo Daniel che va in soccorso degli altri, ma non si porta con sé Victor per paura che potrebbe fare qualche cazzata fatta anche in passato. E ci sta, ci sta. È in linea con il personaggio, è in linea con tutto quello che è successo tra i due. C'è poi una parte interessante con Luciana che ha anche una bella regia in quel momento, ma devo dire che proprio la quinta stagione sta partendo con una regia molto 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 buona, ma nel complesso è la stagione che è molto molto positiva. Ma in ogni caso, cosa succede? Vediamo Luciana che è ancora ferita e niente, a un certo punto sente dei rumori, ci sono degli zombie che arrivano, cerca di ucciderli ma non ci riesce perché la ferita le fa ancora molto male. E quindi cosa succede? Niente, alla fine non succede niente, riesce a salvarsi nell'edificio in cui si erano accampati e nulla. E nulla, poi arrivano gli altri, anche June, John e tutta la compagnia insieme a Grace e ci sono delle teste appese appunto in questo edificio in cui si erano fermati dalla scorsa puntata. Tra l'altro i bambini sono spariti, non si sa che cazzo di fine abbiano fatto. Inizio a dubitare che questi bambini potrebbero essere un po' stronzi, ma vedremo, vedremo. E quindi niente, alla fine la puntata è questo. Arriva questo nuovo personaggio, c'è tutta questa situazione delle radiazioni, c'è questo incontro scontro con Victor e Daniel e basta, e poi ancora queste teste appese degli zombie che non si capisce chi cazzo le stia mettendo. Ora, voglio capire dove andranno a parare, voglio capire questo cazzo di personaggio che hanno introdotto a che cazzo serva, cioè se è solo di passaggio, se si unirà a loro, se sarà importante, non lo so, non lo so. Sta di fatto che Fear mi sta intrigando veramente molto. Con questo siamo solo a due puntate, ma secondo me ha il potenziale proprio per diventare la stagione più bella, perché è bella da tutti i punti di vista, è intrigante la trama, è bella la regia. Belli anche i personaggi, bello tutto, ragazzi. Mi sta piacendo tutto. Spero che non rovinino
le cose. Tra l'altro, settimana prossima dovrebbe arrivare il carissimo Dwight. Dwight lo attendevo tantissimo e spero che possa dare molto alla serie. Ma veramente, ragazzi, aspettative alte per Dwight, che vedremo nella prossima puntata. Spero non a fine puntata, ma presto, all'inizio. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, unitevi al gruppo Telegram che trovate in descrizione e noi ci vediamo settimana prossima con Fear, con la terza puntata e con l'arrivo di Dwight. Ciao a tutti.